Grande fratello. L'ex fidanzato di Shai la gatta rompe il silenzio. Le bugie fanno giri immensi, ma la verità prima o poi. Ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale. Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato. Alessandro Rizzo, l'ex fidanzato di Shai la gatta, è intervenuto sui social per difendere la sua immagine. Stiamo parlando di Alessandro Rizzo, il ballerino che ha fatto coppia fissa con l'attuale protagonista di Grande Fratello, dal 2011 al 2016. Il loro amore durò ben 5 anni pieni, ma terminò con non pochi problemi. I due ex fidanzati, infatti, una volta terminata la relazione, hanno rilasciato dichiarazioni abbastanza forti e se ne sono dette di tutti i colori. Ricordiamo la stessa Shaila che aveva raccontato: ho avuto un amore sbagliato e psicologicamente violento. Ero fragile, avevo problemi in famiglia e un fidanzato ballerino che della mia debolezza ne ha approfittato. Mi ha plagiata, ha preso il controllo della mia vita. I primi 2 anni sembrava normale, poi è impazzito. Diceva che io valevo zero, che lavoravo solo grazie a lui. Mi rubava i soldi dal portafoglio, mi ha fatto il regalo di anniversario con 200 euro miei, che infatti non trovavo più. Mi umiliava. Diceva che non mi sapevo vestire e sceglieva lui gli abiti, che ero brutta. Una notte, a Natale, sono rimasta sotto il suo palazzo alla 3 di notte. Ero andata a casa dai miei, ero tornata per stare con lui, ma non mi ha fatta entrare. Anche quando non ero più innamorata, non riuscivo a uscirne. Come ce l'ho fatta? Un lavoro in Toscana, a Montecatini. Prima di partire gli dissi che non ero più felice. Non mi sono fatta più sentire. Anche se la ballerina non ha mai fatto il nome dell'ex fidanzato in questione, proprio Alessandro Rizzo ha rilasciato un'intervista replicando duramente e ammettendo di essere lui il protagonista della brutta storia raccontata. Ritengo che Shai la gatta si stesse riferendo a me. È impossibile che stesse parlando di un'altra persona. In quel periodo che racconta, stava con me. Smentisco tutto ciò che ha detto. Ha raccontato l'opposto di quello che io facevo per lei. Ha detto cose pesantissime, che non riguardano per niente la mia persona. L'ho sempre aiutata, anche lavorativamente parlando. Ero presente, le davo consigli. Anche quando stava ad amici, la seguivo sempre con entusiasmo. Venivo criticato dagli amici proprio perché la elogiavo troppo, dicevo sempre che lei era perfetta, che era la migliore, la gasavo. Ha detto che le ho fatto un regalo di anniversario prendendo i suoi soldi. In realtà tutti i regali che le ho fatto, li ho pagati con il denaro guadagnato con il mio sudore. Poi sostiene che l'abbia lasciata fuori di casa la notte di Natale. A meno che io non mi sia bevuto il cervello, la notte di Natale l'ho sempre trascorsa con la mia famiglia e dopo il pranzo andavo a casa sua. Non so in quale Natale della sua vita sia venuta sotto al mio palazzo. Non voglio fare la vittima, ma a un certo punto sono stato anche male. Per mancanze di rispetto che lei mi ha fatto nel periodo in cui lavorava a Ciao Darwin, parlo di tradimenti e robe simili, sono andato in depressione. Chi alla fine ne è uscito danneggiato psicologicamente sono stato io. Prendevo calmanti, soffrivo di attacchi di panico. Ho avuto problemi seri, mi sono annientato. Non lavoravo più, non facevo più nulla. Sono cose che sanno tutti, sono cose reali. In questi primi giorni in casa poi la stessa Shaila non ha mai negato di aver avuto a che fare con ex fidanzati definiti casi umani. Shaila ha anche ammesso di aver avuto una relazione tossica, con un ex che spesso la umiliava e in molti, visti i trascorsi, hanno pensato si riferisse proprio a lui. Inevitabile dunque la replica di Rizzo che, ad una domanda social su cosa ne pensasse dell'ex fidanzata al Grande Fratello, ha così replicato: più che visto ho letto anche quello che ha raccontato in giro ancora oggi. Una cosa è certa. Ha uno spiccato senso dell'immaginazione e dell'invenzione, oltre ad avere dono dell'interpretazione. Ad oggi però ricordate, le bugie fanno dei giri immensi, ma la verità prima o poi ti mette faccia a faccia. Poi ha anche aggiunto: anche se questo non mi ha mai sorpreso, è da una vita che va avanti a favole e taralli. Ma capisco che quando l'acqua è poca, bisogna far galleggiare la papera. La fame è tanta. E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti.
Iscriviti al canale per restare sempre aggiornato.